Non è chiaro se siano morti per annegamento o per soffocamento a causa delle esalazioni del carburante. 15 migranti trovati senza vita dalla Guardia Costiera libica a bordo di un barcone di legno rotto che trasportava 140 persone. Sui social gira un video pubblicato da un giornale libico che mostra i cadaveri adagiati sul ponte della barca e altri che vengono estratti da due boccaporti. Ve lo raccontiamo, ma riteniamo che non sia il caso farlo vedere. I sopravvissuti sono stati trasferiti nel porto di Tripoli, dove hanno ricevuto assistenza medica. È l'ultima tragedia dell'immigrazione e dell'indifferenza, mentre continuano le violenze verso i migranti nei lager libici. E proprio oggi l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha chiesto a Tripoli un'inchiesta indipendente sulle violenze contro migranti e rifugiati. Chiediamo alle autorità di avviare indagini tempestive, imparziali e indipendenti sulle notizie di uso della forza sproporzionata e le accuse di uccisioni da parte delle forze di sicurezza e di gruppi armati affiliati contro migranti richiedenti asilo, afferma Marta Hurtado, portavoce dell'organismo delle Nazioni Unite. Diversi migranti sono stati uccisi e più di 4.000 arrestati in almeno 3 episodi di violenza gratuita avvenuti in Libia dall'inizio di ottobre.